buongiorno. Intanto è stato un risveglio un po' di quelli di corsa, però diciamo che è per una buona causa. Siamo qui intanto con Alessio Zanon, che ci ha fatto il favore di essere il nostro primo ospite per questa rubrica che abbiamo deciso di iniziare sul nostro canale YouTube, dove andiamo a raccontare le storie di nostri coetanei che stanno lavorando nel mondo fumettistico su più settori, ma che comunque si occupano di questo settore. Alessio, nello specifico, è un disegnatore romano, che è un disegnatore, insomma, Ci si è provato. molto bravo, abbiamo visto i suoi lavori, che ci racconterà oggi, per questa nostra rubrica, quello che fa e chi è soprattutto. Quindi io ti chiederei di iniziare con una tua breve presentazione. Dici chi sei. Come già hai presentato te, io mi chiamo Alessio Zanon, sono un disegnatore fondamentalmente da quando sono nato. Mia madre mi racconta che ho iniziato prima a disegnare sui muri di casa che a camminare, quindi. Sin da piccola c'è stata questa passione. Crescendo, vedendo che comunque era l'unica cosa che mi rendesse felice durante le mie giornate, ho deciso di intraprendere dopo le superiori la Scuola Internazionale di Comics di Roma, mentre facevo la laurea qua in sceneggiatura e regia cinematografica a Roma 3. E mi sono diplomato nel 2010 alla scuola e da allora ho iniziato a piccoli passi perché i lavori creativi comunque in generale sono molto difficili, i risultati si vedono nel tempo, a lavorare, adesso a distanza di 11-12 anni comunque ho più produzioni attive, ho pubblicato già 7-8 fumetti e comunque il prossimo anno approdo su mercati esteri. Quindi diciamo che le cose sono andate abbastanza bene, quindi è una bella passione che porto da quando ero piccolo, che sono bene o male riuscito a trasformare nella mia professione. Bene, allora ci hai già risposto in parte noi avremmo voluto indagare su quali fossero state le origini e tu ce le hai già dette, quindi ti chiederei un po' più nel dettaglio, no? Tu ci hai detto che adesso comunque hai già fatto delle produzioni, che stai per sbarcare anche sul mercato internazionale. Se dovessi fare una stima attuale di come ti piaceresti, qual è a livello di carriera, no? Il tuo punto e quali sono soprattutto magari i tuoi obiettivi prossimi? Allora, a livello di carriera, come tutti i settori artistici, è sempre in crescita, non ti fermi mai ed è qualsiasi lavoro tu fai, il seguente è sempre meglio di quello prima, perché impari da quello che fai, ovviamente. Devo dire che sono in una fase di vita e di professione fumettistica, devo dire, molto soddisfacente, perché comunque a differenza dei primi anni in cui sei proprio il classico sfigato che devi andare a bussare alle case editrici pregando in un lavoro, perché quello fai all'inizio, perché come te esiste un miliardo di persone 100 volte più brave di te. È un lavoro dove ci sono vari fattori, tra cui il fattore C, che non dirò per educazione, dove ci sta un po' più o meno in tutti i settori. C'è tanta perseveranza, passione, imparare dai propri errori. In questo momento devo dire che sono molto soddisfatto perché comunque le case editrici cominciano a sentire il mio nome, mi vengono a cercare loro. I fumetti che sto facendo sono delle produzioni, primi numeri, sono serie che sto approdando. Sto facendo due primi numeri di due nuove serie che escono in Francia e Spagna e una terza serie che invece farò il decimo numero che uscirà l'anno prossimo in tutta Italia. Quindi sono molto soddisfatto. Quello che verrà dopo non lo so perché l'idea è quella proprio di uscire dal mercato italiano e lavorare solo all'estero, perché hanno un altro tipo di concezione proprio del fumetto, di come l'autore viene valorizzato, da come il fumetto e il prodotto stesso viene valorizzato. Quindi non, tra 10 anni non lo so, io non so quello che farò domani, se sono sopravvissuto stasera, quindi non te lo so dire. Spero di continuare a fare questo lavoro finché la gente vuole leggere i miei fumetti. Beh, noi insomma, vedendo già i lavori che hai fatto, siamo sicuri che insomma sarai ancora apprezzato per molto tempo. Però, oltre quindi a questo tuo mondo, no? Che diciamo ti coinvolge a 360 gradi, sicuramente avrai altre passioni. Allora, sì, ovviamente, diciamo che il lavoro del fumettista ti toglie molto, molto, molto tempo di vita e di serenità anche, perché è molto frustrante. E no, ho tante, cioè tante no, altre passioni. Da quando sono ragazzino gioco a basket, sono 28 anni che gioco a basket ed è una passione che non è un fattore solo fisico, è proprio una passione mia personale. Space Jam è il mio film preferito, quindi ci sarà un motivo. E piace cucinare, sono un ottimo cuoco, mi piace viaggiare, ovviamente cose abbastanza semplici. Poi ho questo locale che è diventato il mio lavoro e ha la mia passione, perché comunque siamo riusciti qua dentro a riunire le nostre passioni tra i miei colleghi, videogiochi, fumetti e così via. Quindi diciamo che ho altri interessi che purtroppo non riesco a perseguire così costantemente, perché con tutti questi lavori il fumetto comincia a essere un po' problematico da avere il tempo libero. La ricerca di un giusto equilibrio.
un giusto bilanciamento, dai, puoi avere quella mezz'oretta così. E allora, tu ci hai dato un accenno, insomma, sulle varie produzioni su cui sei al lavoro. Allora ti chiederei di dirci, oltre il tuo proprio ultimo lavoro al quale hai partecipato, e anche quello di cui tu sei più fiero attualmente. Quello che tu ricordi con più piacere. Bella domanda, bella. Allora, guarda, l'ultimo lavoro che sto facendo purtroppo è un... purtroppo, per fortuna in realtà, è una serie che ho iniziato poco prima del Covid. Il primo numero è uscito prima del Covid e il secondo numero lo sto finendo adesso perché abbiamo avuto problemi con la casa di produzione, quindi con la casa editoriale, la casa editrice, perdonami, e abbiamo venduto i diritti all'estero, quindi il secondo numero in realtà dal primo ripartirà all'estero, questo primo numero, e il secondo dovrei finirlo a giorni teoricamente. Forse è quello che mi sta coinvolgendo di più, perché è fatto a parte con delle persone che sono degli amici cari da tantissimi anni, che lavorano da più anni nel settore, quindi io da loro ho imparato molto, gente molto più grande, fanno sceneggiatori, sono editori, quindi mi hanno insegnato e affrontato e mi hanno preso a fare questo progetto che saranno 8/9 numeri, di cui purtroppo non abbiamo sensazione di quando finirà, perché tra il Covid, le varie problematiche di produzione in Italia o nel mondo stesso, e quindi è un po' particolare. È probabilmente la produzione che mi sta portando più soddisfazioni, perché quando tu lavori con persone in cui hai un rapporto costante di dialogo e di confronto, riesce a tirare fuori il prodotto migliore. Due teste sono meglio di una, tre teste sono meglio. Io sarò quello che disegna e ci mette la faccia, perché quando apri un fumetto chiaramente i disegni sono la prima cosa che colpisce. Però se hai degli sceneggiatori dietro che sono molto aperti, perché una cosa scritta non è detto che funziona in immagine, una cosa in immagine non è detto che funziona scritta. Quindi tutto work in progress. È probabilmente il lavoro quello più professionale e stimolante che ho avuto finora, anche di un genere che non sono amante, perché io il fantasy non è che ci vado proprio tantissimo d'accordo con goblin, elfi e queste cose qua. Però in realtà è particolare, perché c'è un mix di fantascienza, alieni, cose varie, e quindi è probabilmente il lavoro che momentaneamente mi sta dando molto più soddisfazioni, anche se le altre due produzioni che sto facendo sono due produzioni molto importanti per case editrici comunque di rilevanza e sono prodotti molto 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 seri. Quindi dici anche il titolo, dacci qualche info sulla storia. Su quelle nuove non posso ancora dire nulla, perché ancora non sono state pubblicizzate. In realtà la mia dovrebbe, una delle due sarà pubblicizzata in settimana sui vari social. Quella che sto seguendo, che ti parlavo un attimo fa, si chiama Ammiragli del Cielo, e il primo numero sta lì infatti in libreria. E è una storia particolare che parla di questo mondo alternativo al nostro, praticamente tutto deserto, dove ci sono queste 8 isole che galleggiano costantemente a chilometri dal suolo, e ogni isola ha una propria civiltà comandata da un avatar che gestisce un elemento. E ogni albo presenta un avatar. In tutta questa storia arrivano questi alieni mezze locuste dallo spazio, che sono le classiche che vogliono, fondamentalmente arrivano, si ciucciano tutte le risorse del pianeta e se ne vanno fuori. E quindi inizia tutta questa battaglia per combatterli e far sopravvivere il pianeta e i vari avatar che teoricamente dovrebbero essere amici, ma si scontrano fra di loro. Sono di parte, io lo leggerò sicuramente e il primo numero lo prenderò. Allora però, tu ci hai detto che appunto uno dei tuoi obiettivi è andare a lavorare all'estero. Perché ci hai detto, insomma, il mercato italiano ha i suoi pregi ma ha anche i suoi difetti. Allora ti chiediamo, visto che tu ci stai già lavorando da diverso tempo nel mercato italiano, facci una stima, quasi una recensione magari di quello che è il fumetto italiano, quindi produzioni italiane oggi. Allora, in Italia c'è una situazione in cui il fumetto, ci sono fondamentalmente poche aziende grosse che investono seriamente sul fumetto. Il problema qual è? Che queste aziende ovviamente fanno i propri interessi commerciali, lungi da me criticarli, è giustissimo. Però ovviamente che succede? Che alcune sfruttano ancora brand da troppi anni ormai completamente l'hai spremuto fino alla fine, basta. Se ancora si fa il fumetto in tanti casi come si faceva 30 anni fa, 20 anni fa, diciamo che non c'è stata un'evoluzione, si cerca più di dare sicurezza ai lettori e nel frattempo seguire vie secondarie che sono quelle degli influencer che nascono dai social e così via, quindi creare una tipologia di fumetto che è uscita molto negli ultimi anni, che sta praticamente quasi surclassando il concetto classico che abbiamo di fumetto, che sono la Marvel, la DC Comics, la Bonelli o quel che sia, che sono il classico fumetto di una storia letta. Diciamo il fumetto, molte aziende si stanno proprio buttando nel settore influencer.
Che va benissimo, è giusto, perché vuol dire acquisire nuovi lettori, vuol dire acquisire e far conoscere alle nuove generazioni che cos'è il fumetto. Ovviamente bisogna trovare un equilibrio, secondo me, perché se ti riversi tutto in quel settore, il concetto di fumetto come è esistito finora va un po' a mancare. In Italia purtroppo ci sono queste aziende che producono tanto, fanno belle cose, ma investono poco su cose che non gli danno sicurezza. Avere un autore che ha 20.000 follower dà più sicurezza di vendita, e su questo è giustissimo. All'estero è diverso. Anche all'estero ovviamente hanno fatto queste considerazioni, ma trovando un equilibrio. Fondamentalmente la parte social va a conoscere la parte fumetti, e i fumetti vanno a insegnare a chi legge gli autori social che cos'è il fumetto, quindi acquisire nuova clientela, nuovi lettori per il fumetto vero, quello che io definisco vero, passami il termine ovviamente. E perché voglio lavorare all'estero? Perché semplicemente in Italia è difficile poter sopravvivere di questo lavoro, perché come tutti i lavori creativi non è una scienza esatta, quindi tu quello che disegni o scrivi stai mettendo parte di te, quindi ci sono sì delle regole di scrittura come delle regole di fumetto, tutto ha delle regole, ma ovviamente è molto di più essendo un lavoro creativo, devi avere sempre quel fattore C, il momento giusto e quel che sia. All'estero ti danno molta più stima, è un termine forte, ti danno molta più rilevanza, ti valorizzano quello che stai facendo, è un lavoro più professionale, vieni pubblicizzato di più, vieni spinto nelle vendite, e fanno cose molto più sperimentali. Sperimentali in che senso? Il loro pacchetto di cose che creano è molto più ampio rispetto a quello che avviene in Italia, anche se in Italia paradossalmente siamo tra gli autori più famosi nel mondo. In America, tra le varie major, DC, Marvel, Image e così via, siamo tutti italiani, spagnoli e argentini più o meno, quindi in realtà i nostri autori sono amati in tutto il mondo, siamo noi che fondamentalmente mandiamo avanti il fumetto più o meno. Però non so il perché in Italia non veniamo considerati, quando noi non siamo artisti, non veniamo considerati artisti tranne i rari casi, ma parliamo di gente come Manara, gente comunque storica, Zero Calcare è un artista perché crea cose che colpiscono non solo chi legge fumetti, ma tutti. Mio padre che non legge fumetti sa che è Zero Calcare e lo legge perché parla di cose che toccano e ha un modo di linguaggio così comunicativo che può prendere qualsiasi livello di interesse culturale. L'estero è più interessante, fanno più cose e l'idea è quella di spostarmi all'estero, come già sto facendo. Ovviamente non significa trasferirmi, perché ringraziando il cielo lavoro in digitale, ringraziando il cielo esistono le email e quindi smart working. Ci sentiamo, editore, ti mando le tavole la settimana prossima, e finisce là così. Guarda, io sono un assiduo lettore, come tu ben sai. Io ho notato quello che tu hai detto, essenzialmente sono estremamente concorde. Io vedo che in Italia c'è quasi una paura a rischiare, nel senso che abbiamo trovato quei 4-5 autori e sono loro, abbiamo trovato quei 4-5 fumetti e sono loro, produzioni italiane, però c'è una letteralmente paura ad osare. Anche io dico, piacerebbe moltissimo leggere delle storie ambientate in Italia, ma su tematiche magari che vanno molto all'estero, penso genere supereroistico, sarebbe molto forte vedere qualcosa del genere ambientato in Italia. Però vedo che c'è sempre questa, quasi da parte anche forse di alcuni lettori, non essere scoraggiati in partenza, cioè come se non diamo fiducia ai lettori. Non diamo fiducia, gli editori, per la paura economica, io ripeto, lo capisco, non è una critica, io ho un'attività, certo, quindi io devo fare dei ragionamenti, certo, che fanno per il bene della mia azienda, quindi io li capisco, però ovviamente stiamo facendo intrattenimento, tu lo devi prendere, lo devi colpire il lettore, da noi si osa poco, si va più sulla sicurezza, perché si investe poco, perché i soldi sono pochi, perché in Italia ovviamente quando non tutti i lettori spendono tanto, quindi fanno acquisti oculati e molto sicuri. C'è da dire una cosa, tralasciando questo lato che è, diciamo, quello più commerciale, passami il termine, che è quello più famoso, che finisce sui telegiornali e così via, una branca enorme, che forse è anche più grossa del fumetto più commerciale, è quella delle autoproduzioni, perché in Italia di aspiranti autori, sceneggiatori, coloristi, editori o quello che è pieno. Si tende a fare collettivi, come ne parlavamo poco fa,
dove ci si autoproduce e si fanno le cose che senti di voler fare. Nelle varie fiere più importanti d'Italia, tra Lucca, Milano, l'Arfa a Roma, sono anni ed è diventata quasi le aree molto rilevanti, l'area delle self area, cioè dove ci sono, non sono i casi editrici grandi, ma sono gruppi di appassionati, aspiranti che vogliono entrare in questo mondo e quindi si scrivono, producono e stampano le proprie cose. E devo dire, ci sono tantissimi autori famosissimi che oggi leggi sono usciti da quei posti là. E trovi tantissime produzioni, devo dire, di qualità altissima, molto più alta di tante cose prodotte da aziende veramente grandi, perché c'è una cura, perché si mettono là, la senti la passione sia del disegnatore, dello sceneggiatore. È una cosa molto bella, infatti molte case editrici vedi che i loro responsabili o comunque quelli che vanno a procacciare i nuovi autori e il giretto in self-area se lo fanno, si compra. Ci sono, io col mio gruppo ad esempio che finiamo molto spesso in self-area, ci sono, conosciamo, negli anni abbiamo conosciuto lettori che loro vanno ad esempio a Lucca e non vanno alla fiera di Lucca, vengono solo alla self-area perché loro dicono: io amo solamente quello che viene prodotto con la passione di chi fa la self-area, che è una cosa meravigliosa. Primo perché comunque fa sopravvivere e dà un riconoscimento a chi come noi si impegna, perché non ci guadagniamo nulla fondamentalmente, mettiamo noi i soldi per la produzione e tutto. Però allo stesso tempo ti fa capire come i lettori cercano anche qualcosa di nuovo che non è il classico. Basterebbe avere il coraggio di proviamo a fare qualcosa di nuovo. Quindi il problema è che infatti io, la mia vita si divide tra le cose che mi piace fare e le cose che devo fare. Poi se uno riesce a fare tutte e due insieme, sarebbe la combinazione, alzi le mani e dici: ok, ho risolto, va bene così. Bene, allora Alessio, ti abbiamo rubato anche troppo tempo, tu sei stato gentilissimo a essere nostro ospite, anzi ci hai dato tantissimi spunti di riflessione che sicuramente cercheremo di approfondire con le prossime interviste, con questa rubrica. Ricordo a chi ci sta vedendo, insomma, il locale di cui parla Alessio, facciamo pubblicità ovviamente, è il Login Gaming, che si trova a San Paolo qui a Roma. Poi lasceremo tutte le indicazioni nella descrizione, quindi se siete di zona, ma anche se non siete di zona, venite perché è un locale che merita tantissimo. Ci siamo anche due chiacchiere di fumetti. Assolutamente sì. E ringraziamo quindi di nuovo Alessio e ci vediamo alla prossima puntata.